Siamo qua a Riace, per quale motivo? Io sono un simpatizzante delle sardine, è la prima volta che ho un approccio con le sardine. Sono per la filoxenia, che sarebbe l'amore per il forestiero, che ci insegnavano dalla Magna Grecia, i paesi della Magna Grecia. Era una filosofia, era un modo di accogliere il forestiero. Quindi ci sta bene col signor Mimmo Lucano, che è una persona che stimo, che non conosco personalmente, ma lo conosco per fama e per prestigio. Mi ha fatto piacere oggi venire qua a questa manifestazione. Perché sei qua a Riace? Sono qui perché sono incuriosito di questa giornata, ma soprattutto di vedere con i miei occhi questo paese, Mimmo Lucano. Sono simpatizzante, diciamo, da pochi mesi del Movimento delle Sardine. Secondo lei, insomma, le sardine fin dove possono arrivare? Beh, le sardine in realtà credo che siano già arrivate, abbiano raggiunto già degli obiettivi notevoli e spero che si mantengano un movimento pulito quale si stanno dimostrando. Che idea ti sei fatta sulle sardine? Sulle sardine è un'idea bella, perché noi giovani ci siamo, noi giovani appoggiamo, almeno io, tutta diciamo quella che è la mia compagnia, noi sosteniamo sempre le sardine. Sosteniamo anche qui oggi a Riace per dire che il modello Riace secondo noi funziona. Funziona perché è un modello che promuove l'accoglienza, un modello che è stato alla ribalta della cronaca nazionale per troppo tempo e molti ne hanno parlato male. Perché? Parlare male di un modello che accoglie, parlare male di un paese che era diventato una comunità di accoglienza, anche una comunità educante che si rifà anche a quelli che sono gli ideali della scuola. Perché demolirlo? Questa è la nostra idea e purtroppo è un'idea che troppo spesso viene sotterrata. Mimmo Lucano e le sardine chiamano ed io non posso che rispondere positivamente. Venendo qui pensavo e ragionavo in macchina da solo, perché quando si è da soli, sapete, ci si concentra con se stessi, e pensavo che alcune settimane fa mi trovavo a Lisbona e girando per la città notavo sardine dappertutto. Non riuscivo a spiegarmi il motivo di quella presenza, poi ne ho comprato un esemplare, dentro c'erano delle cioccolate, però poi mi hanno spiegato alcuni amici che le sardine sono, insieme al galletto, il simbolo del Portogallo. Allora io da qui oggi, da Riace, mi auguro che queste sardine possano diventare anche il simbolo di un'Italia più libera molto presto. Mimmo Lucano, lo sapete, è diventato suo malgrado. Nel giorno dell'Epifania ci ritroviamo in mezzo alle sardine. mi hanno telefonato da Napoli e anche la responsabile, la referente, così mi posso forse. È più giusto dire così, da Catanzaro, hanno detto veniamo a Riace il 6 del giorno dell'Epifania, e ho detto va bene. E io quando mi invitano, come faccio a sottrarmi, perché adesso tra l'altro non sono sindaco, non sono semplicemente un cittadino di questo comune, ho detto va bene. Quando c'è una partecipazione popolare, sono uno dei tanti, solo in questo senso. Lei si sente una sardina? Guardi, io prima volta nella mia vita ho votato per il Partito Democrazia Proletaria. Anche oggi sono convinto che quelle due parole rappresentano intanto meglio possibile i miei ideali, ma sono sintesi anche di quello che avviene al di fuori, diciamo, delle disattenzioni o delle illusioni che i partiti del centro-sinistra hanno rappresentato in tutti questi anni. Sono legato a quel segretario immaginario che era Giuseppe Impastato,
perché secondo me ci sono due cose fondamentali. C'è la lotta all'ingiustizia rappresentata dalle mafie e poi c'è questa idea di una società di uguaglianza, e quello significa democrazia proletaria. Che pensa di questo governo? Penso che su alcuni argomenti, così, che sono stati, per quello che mi riguarda, che ho vissuto da sindaco, come la mission dell'accoglienza, il tema dell'immigrazione, così, sono in continuità con i governi di prima. Non c'è una discontinuità per nulla. Elezioni regionali 2020, chi sosterrà? Ancora non lo so. Avevo pensato che l'ex presidente Mario Oliverio, la scelta di stare dalla parte dei rifugiati è stata una scelta non solo di umanità ma anche politica. Lei mi sta dicendo quindi che non sosterrà Pippo Calipo? Dico che non lo so. Questa volta mi trovo in quelle condizioni che mi viene difficile. Votare è una cosa importante, anche è come se l'anima ti fa partecipare per qualche cosa, e questa volta non ce l'ho l'entusiasmo, perché quello che questo Calipo, ma come, la storia ha anche un suo valore, ma se prima per forse per due legislature è un uomo della destra, come mai ha avuto questo cambiamento, dettato da una motivazione così della coscienza, dell'anima, che prende la parte... essere dalla sinistra ci sarà anche un significato, no? Che significa? Ma lui non è il capo degli imprenditori. Non mi dà entusiasmo. Io vorrei... La sinistra rappresenta le istanze degli operai, dei proletari, degli ultimi. E come, perché devo votare? Non mi dà entusiasmo. Ho scoperto che in una realtà come questa si può fare accoglienza e solidarietà. È un uomo che esprime umanità e forse per questo è stato anche combattuto. Come mai proprio Riace? È perché Riace, nonostante quelle che sono state le vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto l'ex sindaco Mimmo Lucano, rimane prepotentemente, quindi io lo dico anche con gioia, un sinonimo di accoglienza, un sinonimo di integrazione possibile. In questi tempi che sono così complessi e spirano in questo momento addirittura venti di guerra, perché stanno succedendo delle cose nel Mediterraneo che non sono esattamente consolanti, e questo luogo è un luogo che in qualche modo richiama la pace, e allora ci andava di incontrarci qui. È un luogo simbolo della Calabria, un luogo che ha portato la Calabria ad essere famosa in tutto il mondo, perché il modello Riace è stato studiato in tutte le università del mondo, e quindi ci piace l'idea di poter mandare fuori un messaggio positivo che ha a che fare con il rispetto dell'alterità, che ha a che fare con tutta una serie di caratteristiche che fanno parte di un universo valoriale che per noi è fondamentale in questo momento riscoprire e proteggere. Qual è il messaggio che parte da Riace? Il messaggio che parte da Riace è che non bisogna avere paura, che l'incontro può essere soltanto arricchente, che è possibile creare dei modelli di integrazione che non siano poi strumento da utilizzare per impaurire le persone, perché spesso accade che invece in dei contesti più complessi, no? Basti pensare alla realtà dei CARA, dei CAS, non sono situazioni in cui si può creare una reale integrazione. In un contesto come uno SPRAR è più semplice, perché i numeri sono inferiori, perché si riesce poi in un luogo così, che è un po' abbandonato, no? Perché la Calabria è spopolata, il problema della Calabria è lo spopolamento, ce lo racconta anche i dati ce lo raccontano le varie inchieste che sono state fatte in tal senso. 66.000 giovani sono andati via nel solo 2017, quindi ci rendiamo conto che abbiamo un problema inverso, no? Non di chi arriva ma di chi parte.
tante persone stanno arrivando qua a Riace per manifestare con le sardine. Quello che voglio chiederle, Salvini ironizza un po' su questa manifestazione, l'ha fatto con un tweet. Cosa vogliamo rispondere a Salvini? Io ho risposto con una lunga lettera, anche argomentando, e mi piacerebbe che magari si rispondesse a quei punti, perché quando si viene a fare campagna elettorale in Calabria forse non si dovrebbe dimenticare che lo statuto della Lega ancora non ha eliminato il concetto di secessionismo, che ha fatto nascere quel contesto. E bisognerebbe forse parlare di autonomia differenziata e raccontare ai calabresi che cosa è l'autonomia differenziata, che potremmo definire il secessionismo dei ricchi, e che cosa rischia la Calabria con quel tipo di politica. Quindi invece di sbeffeggiare Riace, forse farebbe meglio raccontarci come stanno le cose e che cosa si va a rischiare con quel tipo di politica, specie al sud. Qual è il futuro delle sardine? Il futuro delle sardine è in divenire. Intanto stiamo osservando un desiderio, che è quello lì di tornare alla politica con la P maiuscola e di mettere da parte tutta quella retorica populista che ci ha tanto mortificati, perché non mandiamo in giro una bella immagine del nostro paese con quel tipo di approccio. Noi siamo altra cosa, l'Italia è un'altra cosa. Elezioni 2020, chi sosterrà Yasmin Cristallo? Lo chiede a Yasmin Cristallo, lo chiede al Movimento delle Sardine, quello che l'abbiamo detto più volte. Noi non sosterremo formalmente nessuno, perché abbiamo chiesto più volte che ci fosse un'unità, no? un qualcosa di compatto che potesse in qualche modo fare la differenza per quanto riguarda il contrastare un'avanzata populista che ci spaventa moltissimo. Ciò non è avvenuto, e quindi in questa circostanza altro non possiamo fare che invitare tutti ad andare a votare, perché andare a votare è un diritto conquistato, ma prima di tutto è un dovere, specie per le donne, che tante di noi sono morte per avere questo diritto. E andare a votare sicuramente contro le destre a trazione salviniana, però non possiamo dare altre indicazioni. Ognuno lo farà con la propria coscienza nel segreto dell'urna.